Shalom a tutti, e da noi, dalla Beit Shalom, la congregazione messianica qui a Perugia in Italia, e sono la Rebbezin Gabriella Frai e vi invito a celebrare con noi questo Shabbat e Shavuot che ha un continuo, quindi dallo Shabbat allo Shavuot, la celebrazione di questo Shavuot di quest'anno ha un filo conduttore che è unico in questo anno. Preghiamo che questo sia uno Shavuot speciale per il popolo di Israele che in questi tempi è in stato di guerra e che il popolo di Israele possa trovare la redenzione nel Moshiach proprio in questo tempo di rivelazione di chi è il Moshiach, Yeshua, nella vita del popolo di Israele, in Israele, nella diaspora. E, oggi abbiamo questi seminari di cucina che iniziano con la preparazione di qualcosa tradizionalmente ebraico che viene fatto ad ogni Shavuot e che è la challah a forma di scala. Ed è una challah particolare, come sappiamo, in ogni celebrazione di festività ebraica c'è una forma particolare di challah. Quella che normalmente facciamo a Shabbat è a treccia e di diverse diciamo di diversi numeri di trecce, ma quella di Shavuot ha la forma di una scala e andremo a vedere appunto il significato della scala proprio attraverso questa speciale ricetta. Dopo questa ricetta avremo altre ricette speciali proprio di Shavuot, dove noi mangiamo solo ed esclusivamente menù a base di latte, di latticini. E per questo Shavuot, appunto, abbiamo pensato di preparare anche uno speciale dessert con la cheesecake, che è appunto una torta notoriamente conosciuta come di base, come di dessert dello Shavuot. E abbiamo poi tanti altri suggerimenti che potrete trovare sul nostro sito, oltre al come festeggiare Shavuot. E vi invitiamo a partecipare ai nostri studi, appunto, speciali di Torah di Shavuot e anche ai sermoni e ai culti, oltre ai tempi di preghiera degli Avorot e Minyanim. Ma iniziamo con questa ricetta e vediamo quali sono gli elementi di questa ricetta. Questa ricetta vi mostro un po' da vicino. Questa ricetta si basa su sette elementi come i sette elementi, appunto, attributi che abbiamo, su cui abbiamo lavorato durante il conteggio dell'Omer. E per chi di voi ha seguito il nostro conteggio dell'Omer insieme a noi, ha ricevuto il materiale appunto per poterlo fare insieme e quindi abbiamo lavorato su noi stessi, sul nostro cuore, sulla nostra anima, sulla nostra mente, attraverso proprio il lavoro specifico di ciascun attributo nelle 7 settimane. Quindi c'è questo numero 7 che si ripete. Difatti, la festa di Shavuot è anche conosciuta come festa delle settimane, che sono state 7 a partire dal secondo giorno di Pesach, che è appunto la Pasqua ebraica, fino ad arrivare ad oggi, in cui conclusi i 49 giorni pari alle 7 settimane appunto trascorse di lavoro su noi stessi, finalmente vede il celebrarsi dello Shavuot, che per molti purtroppo non è conosciuto, specialmente per i gentili. È una festa, sì, conosciuta in parte come Pentecoste, ma è diciamo relegata ad una celebrazione minima rispetto alle altre festività. E come festività ebraica invece dovrebbe essere la più grande celebrazione, perché è quella che rivela al popolo ebraico il dono della Torah. Dono della Torah che viene dato
al 50° appunto giorno, e quindi è il ricevimento della Torah e il compimento della relazione unica fra Hashem e il popolo di Israele attraverso il ricevimento della Torah, che essa stessa ha un parallelo, e poi lo vedremo in profondità durante questa ricetta, tra il Tanakh e il Brit Hadashah, quindi vecchio patto, nuovo patto. E vediamo quindi questi sette elementi, 7 settimane, ma 7 elementi anche della ricetta. Quali sono quindi i 7 elementi di questa ricetta? Andiamoli a descrivere insieme. Useremo innanzitutto un cucchiaio di lievito secco, che è pari a una bustina di lievito secco. E una tazza e un terzo di acqua calda. Una tazza e un terzo è la quantità che viene data, questo è un terzo più una tazza, quindi diciamo che è un bicchiere pari a un bicchiere di acqua calda. Poi abbiamo un terzo di tazza di zucchero o miele. Io normalmente preferisco il miele perché rende diciamo la challah molto più morbida. Lo zucchero la rende un po' più dura, però per questo tipo di challah va bene anche lo zucchero anziché il miele, perché questo è un tipo di challah che viene utilizzata proprio per essere mangiata anche da accompagnamento ad insalate, accompagnamento a vari tipi di cibi, per cui diciamo che non è molto dolce, e quando usiamo il miele si sa che il miele è molto più dolce dello zucchero. E poi abbiamo 2 cucchiaini di sale, che potete contare se avete i misurini in questo modo, o semplici 2 cucchiaini da tè, diciamo, di sale, e poi 4 tazze di farina. Per la farina abbiamo usato la farina 00, e per questo tipo di ricetta potete usare la farina che desiderate. Ci sono diverse variazioni di questa ricetta, per cui potete scegliere da soli quello che preferite fare. E le 4 tazze sono equivalenti a, vediamo, dovrebbero essere 200, scusate, 1 chilo più o meno. Sì, 1 chilo di farina o meno. Diciamo che entro il chilo di farina, ed è per questo che abbiamo scelto questa ricetta, non c'è necessità della bracha, ossia della benedizione. Quando si va oltre questa quantità delle 4 tazze, necessitiamo di fare la bracha sulla challah e quindi la benedizione. Per quanto riguarda le uova, abbiamo un uovo in questa ricetta, che andiamo a rompere e controllare insieme. Noi utilizziamo contenitori trasparenti in maniera tale da poter guardare al di sotto se ci sono macchie di sangue all'interno dell'uovo. Non ce ne sono, quindi è a posto, e dopo lo andremo a sbattere per poterlo poi mescolare al resto degli ingredienti. E poi abbiamo un terzo di tazza di olio, che corrisponde più o meno a una tazzina, diciamo una tazza da tè. Queste sono le quantità, quindi questi sono gli elementi, 7 elementi che appunto caratterizzano questa speciale challah a forma di scala. E innanzitutto, perché scala? Lo andremo a spiegare mentre facciamo la ricetta. Innanzitutto, la scala rappresenta la scala di Giacobbe, che, come sappiamo, nel libro della Genesi
è descritto nel capitolo 28, versetto 12, è descritto proprio come il sogno di Giacobbe che vede in questo sogno salire e scendere su questa scala che collegava al cielo degli angeli, questi angeli che avevano una funzione di messaggeri e quindi portatori di quella che era la porta aperta, quindi i cancelli aperti del regno di Hashem, attraverso questa scala su cui scendevano e salivano angeli. E il significato molto profondo e che andremo a analizzare durante la ricetta dà anche una rivelazione particolare sulla parallelo tra il Moshiach nel Tenach e nel nuovo patto, Nuovo Testamento. Adesso andiamo a iniziare quindi la nostra ricetta. Visti gli ingredienti, andiamo a mescolare innanzitutto in una ciotola. Io normalmente uso la ciotola diciamo di metallo, che è questa qui e mi permette di utilizzare diverse dimensioni di calotte e di impasti, ma voi potete usare quella che preferite. Quindi andiamo a mescolare dapprima il lievito secco con l'acqua appunto calda. E si utilizza l'acqua calda perché, a differenza della challah che normalmente noi prepariamo, che diciamo, non richiede l'acqua calda, bensì acqua a temperatura normale, qui l'impasto non richiede una grande crescita, quindi non si deve aspettare tutto il tempo che normalmente si aspetta per la crescita dell'impasto della challah di Shabbat, ma al contrario, questo impasto rimane un po' più basso, un po' più solido, proprio come una scala, proprio per essere lavorato in maniera più semplice. Quindi iniziamo a mescolare il lievito e l'acqua e facciamo attenzione a non mettere il sale subito insieme al lievito, ma mescoliamo dapprima lo zucchero con l'acqua e il lievito e aspettiamo circa 2 minuti, non molto, non come nella challah che facciamo normalmente per Shabbat, in cui aspettiamo un po' di più, mescolando, diciamo, l'impasto dello zucchero, l'acqua e il lievito. Aspettiamo semplicemente che inizi a fare le bollicine, quindi un 2 minuti bastano perché si veda la reazione chimica tra lo zucchero e il lievito, e che quindi inizi a fare le cosiddette bollicine. Se poi ci sono dei grumi, si possono tranquillamente sciogliere sia con il cucchiaio oppure con le mani. Io preferisco sempre utilizzare comunque, cioè evitare di utilizzare frullatori e diciamo attrezzi elettrici. Sono un po' all'antica, mi piace lavorare in cucina con diciamo gli elementi base. E andiamo a vedere quindi, mentre aspettiamo che faccia le prime bollicine e che quindi reagisca lo zucchero con il lievito, andiamo a vedere che cosa facciamo poi. Allora, fra poco, quindi aspettati 2, massimo 3 minuti, finché inizia un po' a spumeggiare, a fare bollicine l'acqua, ecco che inizia, aggiungeremo l'olio, l'uovo, l'unico uovo. Ci sono persone che mettono più uova, io preferisco uno, e il sale come ultimo elemento. Quindi ricordiamo che se mettiamo
Prima lo zucchero, il sale è l'ultima cosa che mettiamo perché diciamo proprio chimicamente nell'impasto, se vengono messi insieme, non hanno la stessa crescita nell'impasto, provocano proprio uno schiacciamento dell'impasto. Quindi è preferibile metterlo come ultimo elemento, il sale, aggiungerlo alla fine. Quindi andiamo ad aggiungere l'olio. E poi vediamo c'è l'uovo che andiamo a sbattere. Dopo averlo controllato, lo sbattiamo bene. E per ultimo il sale. Dicevamo, questa è una ricetta che dà la possibilità di parlare, di colloquiare, di stabilire anche una relazione con chi viene invitato per la prima volta a celebrare con noi Shavuot. Quindi è un'opportunità di comunicazione, anche di unità nel Ruach HaKodesh, di accoglienza. Per chi non ha mai celebrato Shavuot secondo le tradizioni ebraiche, quindi anche una possibilità per conoscere un po' di più sulle tradizioni ebraiche, non solo conoscere il Moshiach attraverso le scritture nella rivelazione del Tanakh e del Brit Hadashah, attraverso appunto lo studio biblico messianico basato secondo le tradizioni giudaiche proprio sui paralleli nelle scritture bibliche. E questo è fondamentale perché quando studiamo la Torah insieme ci sono diversi modi di farla. La cosa più bella è farla attraverso ogni aspetto della nostra vita, dalla cucina allo stare insieme, al fare delle anche attività insieme che ci fanno comprendere meglio il significato di quello che si intende per unità, essere uno nel Moshiach, al di là delle nostre differenze. Amen. Quindi adesso è ben sbattuto. L'uovo lo possiamo mescolare. Mescoliamo bene tutto l'impasto e poi aggiungiamo man mano la farina e la aggiungiamo gradualmente, una o due tazze alla volta, quindi basta muovere un po' il cucchiaio in questo modo e mescolare pian piano. L'impasto. Quello che è importante quando mescoliamo una o due tazze alla volta è che mescolando l'impasto ne vediamo anche la consistenza, quindi man mano l'impasto diventerà più duro e bisognerà infarinare appunto le mani in maniera tale da poterlo lavorare con le mani e impastarlo fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico, il che vuol dire che non deve essere appiccicoso. Aggiungiamo il resto.
lo andiamo quindi a lavorare maggiormente fino a quando non ne otteniamo un impasto omogeneo e soprattutto non appiccicoso. Questo è importante perché deve essere poi lavorato forma di scala, quindi non ci si deve attaccare, non si deve attaccare alle mani. Allora vediamo un po'. Sicuramente ci servirà un altro po' di farina. E l'impasto, come vedete, è molto morbido, molto malleabile. E questa è una quantità, come dicevo, basata sulle 4 tazze, quindi su una quantità che non richiede la benedizione o il barakà iniziale. Per chi volesse fare la ricetta con una quantità maggiore, c'è poi una ricetta specifica che potete richiedere sempre via mail e potete seguire personalmente. Questo è proprio per dimostrare come si fa. Appunto la minima porzione che comunque ha una buona resa, diciamo, è buona per, sicuramente per da 4 a 4 persone, diciamo, con grande fame o 8 con, diciamo, con l'utilizzo di questo pane come dessert o diciamo d'accompagnamento. Logicamente ognuno conosce le sue necessità. Quindi abbiamo ora un impasto, come vedete, morbido, non appiccicoso e lavorabile. E andiamo quindi a formare la nostra scala. E una cosa importante che abbiamo fatto precedentemente, perché questo insegnamento segue quello in inglese, è quello del pensare agli altri. Come in ogni momento della tradizione ebraica, pensare agli altri prima di se stessi è un principio proprio della fede ebraica. Ed è per questo che in ogni casa c'è una cosiddetta cassetta piccolina, noi l'abbiamo fatta proprio a nostro modo, in maniera creativa, che raccoglie, per così dire, tutto quello che noi mettiamo ogni qualvolta iniziamo a fare qualcosa in cucina. E questo è un principio sano nel quale mettiamo a disposizione la nostra cucina agli altri. Quindi si pensa prima agli altri e poi a se stessi. E questo è importante, credo è un concetto molto importante da imparare. Quindi, cosa andiamo a fare ora? Andiamo a spolverare leggermente la nostra tavola, abbasso un po' lo schermo, con un poco di farina, non molto, altrimenti poi si unisce all'impasto, e mettiamo il nostro impasto qui sul nostro tavolo da lavoro. Dividiamo questo impasto in 6 parti. Di cui 2 saranno i lati della scala e 4 saranno i gradini. E perché questo? Perché praticamente, volendo, dipende diciamo dal vostro forno. Il mio forno non è molto grande, in America ci sono forni molto più grandi del mio e quindi si possono fare delle scale a 7, a 12 scalini, ma quello che io posso fare è una scala a 4 gradini e anche più piccola e vedremo che comunque possiamo farne magari 2, come vi farò vedere da questo impasto, ne possiamo fare 2, una di cui a 4 gradini e sarà una fatta per gli adulti, mentre un'altra sarà fatta per i bambini e la faremo dolce. Vediamo quindi come andiamo a sagomare la scala e le parti della scala. Quindi iniziamo a sagomare
come facciamo per il pane challah, andiamo a trattare ogni parte della scala come un lazo, diciamo, una corda, ecco. E questo è uno dei due lati della scala. E lo mettiamo qui. Poi ne facciamo un altro. Logicamente i lati della scala sono un po' più sottili rispetto ai gradini. Possiamo lavorarli semplicemente così. Abbiamo poi i gradini. E siccome verranno più lunghi, li divideremo in due. Uno, questo è un altro. Li disponiamo poi nel contenitore di alluminio. Se preferite, potete usare contenitori che usualmente utilizzate per fare le calotte. Io ho quelli stretti, quindi fatti proprio apposta per le calotte, quindi utilizzo quelli in alluminio anodizzato che sono usa e getta e li ricopro con della carta forno. Quindi andiamo a disporre adesso nei contenitori di alluminio la carta forno innanzitutto. Questa è la misura del mio contenitore, quindi diciamo che ne faremo due di scale, saranno delle scalette. Ripeto, dipende dall'ampiezza del vostro contenitore. Quindi andiamo a disporre la carta forno nel nostro contenitore. Potete usare, se non avete la carta forno, anche l'olio o la margarina. È preferibile la carta forno in modo che non affatti. E andiamo quindi a disporre i due lati della scala. Vediamo, sono lunghetti, quindi li possiamo modellare così come è il nostro forno. Se il nostro forno è più largo, logicamente possiamo fare un'unica scala con la somma di questi due contenitori insieme, se avete questa capacità di forno. Io ho un piccolo forno, quindi devo gestirmi come meglio posso. Allora, quindi faremo, abbiamo detto, una scala di 3 da 3 gradini, che vedete qui, che poi andremo a coprire con l'uovo, e un'altra scala la faremo con 4 gradini. E è importante separare questi gradini, perché durante la cottura accade che logicamente cresce l'impasto, e quando cresce si unisce e quindi si perde poi il senso della scala. Ed è per questo che utilizzeremo delle palline di carta metallizzata avvolte nella carta forno. In questo modo le metteremo fra i gradini, in maniera tale che siano ben separate e non ci sia un collegamento fra
i gradini. Andiamo quindi a coprire con la carta forno anche il secondo pezzettino, però va bene, tanto è piccola. L'importante è che copra il fondo perché, come dicevo, rispetto alle altre calotte non viene alta perché l'impasto è fatto in maniera tale da rimanere, diciamo, solido, ben compatto. Quindi andiamo ad allungare un po' una di queste piccole corde che diventa un lato della scala. Questo lo uniamo nell'impasto, ne facciamo uno. Come vediamo è molto molto lavorabile, veramente molto facile da lavorare. E se avete poi altre idee, suggerimenti, io sono sempre curiosa di imparare agli altri, non credo di avere unicità. L'importante è imparare dagli altri ed essere uniti nel loro work of codice. E come dicevamo, questa scala ha 7 gradini che qui si fa in due scale, una da 4 e una da 3. È anche un ripercorrere il conteggio dell'Homer che abbiamo fatto insieme e che gradino per gradino, che settimana per settimana, nelle 7 settimane, ha stabilito una crescita spirituale in ognuno di noi e che culmina nel giorno dello Shavuot, che è il 50° appunto giorno. Si è concluso ieri appunto il conteggio dell'Homer e oggi andiamo finalmente a vivere la pienezza dello Shavuot, pienezza per noi ebrei messianici del Moshiach attraverso il Ruach HaKodesh che ce lo ha rivelato e il ricevimento della Torah al Sinai. Ed è curioso sapere che Sinai e scala proprio in ebraico hanno, secondo la Gematria, lo stesso valore numerico. Andremo a guardare insieme poi in profondità mentre si cuociono le callotte a forma di scala, che cosa questo significa nel parallelo tra il Tanakh e il Brit Hadashah. Io credo che questo sia un tempo di grande rivelazione nel popolo di Israele, un tempo di grande risveglio. Preghiamo che questo sia un'occasione per pregare insieme per il risveglio di tutto il popolo di Israele, nella diaspora, attraverso questo tempo di grande difficoltà, di guerra, e che possa essere benedetto dalla Moshiach, dalla rivelazione di chi egli è, e che possa ricevere la redenzione nel Moshiach di Israele nel suo nome. Amen. Quindi andiamo adesso a distanziare anche quest'altra scala. Ecco qui. E come dicevamo, ricoperto di uovo l'impasto, possiamo scegliere come volerlo coprire. Se vogliamo una copertura, quindi una decorazione salata, questo per esempio è il cheddar, è il formaggio cheddar che in Italia è rarissimo, noi l'abbiamo ordinato online, in internet, proprio perché non è disponibile nei supermercati normalmente, però sembra che
finalmente in Italia arrivi, e l'abbiamo grattugiato in maniera tale da poter avere una challah a forma di scala salata, perché per gli amanti del formaggio e in onore di Shavuot, della festività di Shavuot, si utilizzano tutti i tipi di formaggio. Si può usare anche il parmigiano a scaglie, si può usare qualsiasi formaggio vi piaccia. E noi abbiamo usato questo perché ci piace ed è una, diciamo, è una, ha una salinità bassa e anche a chi non piace il cheddar, questo tipo di cheddar è fattibile, è possibile mangiarlo. E mentre per i bambini possiamo coprirlo con le gocce di cioccolato e le possiamo mettere in maniera carina, suoni il gradino. Ci sono poi variazioni, si possono usare i semi di papavero, per esempio, questi sono molto buoni, io li uso per ogni challah che preparo a Shabbat. Oppure si possono usare i semi di sesamo che uso anche a Shabbat, però questa è una cosa carina, variazione diciamo unica per Shavuot, proprio perché questo pane si usa per accompagnamento di ogni pasto, dall'insalata di verdura con le ricette che vi daremo poi in allegato, che potete preparare semplicemente. Ed è un'occasione per parlare proprio della redenzione nel Moshiach, Shavuot, e preghiamo che sia proprio il tempo della redenzione del popolo di Israele in questo tempo. Facciamo la separazione anche di questi gradini e facciamo un po' crescere questo impasto all'interno del forno. C'è chi lo fa crescere un po' a parte. Però può crescere benissimo nel forno, non deve crescere tanto, proprio perché dicevamo rimane con un impasto abbastanza solido e vi mostrerò poi alcuni che già abbiamo preparato per farvi capire poi come verrà. E mentre aspettiamo che si cuocia, parleremo appunto di Shavuot. E prima di andare a parlare di Shavuot e della rivelazione del Moshiach in Shavuot, vi voglio specificare che bisogna generalmente lasciare riposare questo impasto tra i 20 e i 30 minuti e dopodiché si può infornare a 180 gradi per 20 30 minuti. Io li faccio cuocere un po' di più perché a me piace il pane ben cotto, però c'è a chi piace magari un po' più morbido, dipende dai gusti, però normalmente diciamo minimo 30 minuti di cottura a 180 gradi con il forno ben riscaldato è quello che consiglio di fare dopo aver fatto riposare un 20-30 minuti l'impasto. Quindi andiamo a infornarlo. E dopo questo approfondimento e un video che voglio mostrarvi, vi farò vedere il risultato. Andiamo quindi a guardare insieme un video che vi commenterò in italiano perché è in inglese, ma è importante comprendere almeno l'inizio di ciò che significa il parallelo fra il Tanakh e il Brit Hadashah attraverso questa scala che abbiamo rappresentato. Abbiamo detto i significati di base partendo dal libro della Bereshit della Genesi 28, versetto 12, che appunto descrive questa scala di Giacobbe che venne in sogno con gli angeli che ascendevano e discendevano da essa, collegando quindi la terra al regno di Hashem con le porte aperte e attraverso questi messaggeri, quindi Giacobbe rinasceva e aveva una nuova quindi speranza. E
Quello che adesso andiamo ad analizzare, il parallelo fra questa scrittura e quella di Giovanni, l'apostolo Yohanan, il quale scrive proprio di questa, in riferimento a questa scrittura, del significato del Moshiach, del Messia, di Israele, Yeshua, facendo riferimento proprio al libro della Bereshit. E lo metto in inglese, ma lo commenteremo appunto in italiano. Voglio condividerlo innanzitutto con voi. Jacob's ladder, but do you know what happened there? What did that ladder signify, and what mystery might we be able to discover in Salam, the Hebrew word for ladder? Quindi quello che andiamo a meditare attraverso questo video è proprio il significato della parola ebraica sulam, che è scala, e che andiamo a guardare attraverso i paralleli nella scrittura del Vecchio e del Nuovo Patto. Let's find out. Accompany me as we heed the words of the prophet Jeremiah and the apostle John. Join me as we investigate the sacred pages of the ancient prophetic text we call the Old Testament in search of Messiah. What was Jacob's ladder? And what event actually took place there? Was this merely a dream? Will there be a connection to Messiah in the Hebrew word salam, or ladder? Let's find out. The very first book of the ancient prophetic scriptures is the book of Genesis. In it, there remains an unusual account of a dream by a young man named Jacob. E quindi, come abbiamo detto, andiamo a guardare il libro della Bereshit di Genesi, capitolo 28, versetto 12, in cui si narra del sogno di Giacobbe. Jacob was the younger of two twin sons born to his father Isaac. Quindi qui parla di Giacobbe come appunto il più giovane di due figli di Isacco, e through trickery, viene qui descritto, e io non sono d'accordo, erroneamente sul fatto che abbia rubato l'eredità del padre, perché la sua eredità era già stata predestinata, era da Hashem già stata predestinata, e e la sua scelta era solo stata eseguita secondo la volontà di Hashem. E in questo video ci sono delle cose appunto in cui io specifico non sono d'accordo. Jacob had stolen the birthright of his older brother Esau and was fleeing from him for safety. Sicuramente Giacobbe aveva fatto secondo la volontà di Hashem quello che era chiamato a fare, e quindi era il fratello che aveva venduto o svenduto, se vogliamo, la sua primogenitura a lui, e perché era la primogenitura, appunto, essendo primogenito, avrebbe ricevuto, secondo la tradizione ebraica, tutto, quindi la doppia porzione di ogni cosa, e la benedizione piena, mentre come secondogenito Giacobbe non avrebbe avuto questo destino, ma Hashem aveva già preparato per Giacobbe la sua strada, e ripetiamo, era il fratello Esau che aveva venduto o svenduto per un piatto di lenticchie la sua primogenitura. This birthright held claim to both an inheritance and a blessing, and Jacob feared Esau would kill him for it. As night began to fall, Jacob stopped to rest for the night at a remote place called Luz. Quindi a Luz, Jacob si ferma, stremato da questa fuga dal fratello che appunto lo cercava per ucciderlo. Proprio perché si era reso conto di aver svenduto la propria primogenitura, e quindi voleva
che ciò che aveva svenduto potesse tornare indietro. Ma come noi sappiamo, quando facciamo una scelta, Hashem quella scelta la prende seriamente e quindi porta delle conseguenze, come per ognuno di noi, anche così fu per Esaù. In Genesis chapter 28, verses 11 and 12, an amazing event is recorded for us. And he lighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set. And he took of the stones of that place and put his pillows and lay down in that place to sleep. Quindi qui c'è appunto nei versetti 11 e 12 del capitolo 28 della Bereshit, c'è proprio la scena in cui Yaakov si distende stremato su questa pietra, infatti durissima, su cui dormire, il suo cuscino, e si addormenta. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. The word translated ladder is salam. Because this Hebrew word appears nowhere else in Scripture, it is somewhat difficult to describe. E proprio in questi versetti che appare per la prima e unica volta questa parola solam, che rappresenta appunto in ebraico la parola scala. E nel dormire, Jacob, come sappiamo, sogna e sogna questa scala con angeli che discendevano e ascendevano dalle porte del regno di Hashem attraverso le nuvole su questa scala. But because there are other Hebrew words for staircase and none of them were used, this must be something different. Quindi qui c'è un concetto importante da sapere, che ci sono altre parole utilizzate per descrivere una scala, ed è per questo che questa parola sulam è stata unicamente usata in questo versetto, in questi due versetti 11 e 12 del capitolo 28 della Bereshit, Genesi, ed è per questo che andiamo ad analizzarlo. It is valuable for us to note that this was a dream. This event took place before the Torah was given to man, and during this period, Yahweh sometimes revealed himself through visions and dreams. Quindi è importante sapere che questo tempo della Torah, del Tanakh, è caratterizzato dal fatto che non era stata ancora data la Torah al popolo di Israele, e Hashem si mostrava attraverso sogni e visioni. What might the Hebrew pictograph show us that would help us better describe what happened here? Salam is spelled Samech, Lamed, Mem. Quindi Salam è identificato da tre lettere che sono importanti in questa fase appunto di definizione della parola, e che vediamo di fronte a noi, e che andiamo a. Quindi le lettere sono Samech, Lamed, Mem, e andiamo a vedere il significato di queste lettere. The picture of the prop and means to support, to twist slowly, to turn or to assist. Quindi Samech ha un significato particolare, che significa proprio il girarsi, il voltarsi. Lamed is the picture of the shepherd's staff. E mentre Lamed è proprio l'immagine del bastone del pastore, di colui che pastura. It means to control, to urge Che significa anche il controllare. forward, to have authority, or it means the voice of authority. E l'avere autorità, o anche avere la voce dell'autorità. Mem is the picture of liquid and can be. E quindi Mem, l'ultima, è come immagine, rappresenta l'immagine del liquido. Chaotic, mighty waters of destruction like a tsunami. Or gentle water coming down like a stream. E può avere un duplice significato, quello di una grande
quantità di acqua, come può essere un'onda di tsunami che coinvolge e stravolge e distrugge ogni cosa, oppure un fiume d'acqua viva, appunto un rivolo d'acqua viva, leggero e non distruttivo. It refers to the living waters and the word of God that brings life. E quindi proprio questa mem ultima è riferita appunto a Maim, che è l'acqua e che rappresenta l'acqua viva, i fiumi d'acqua viva che rappresentano la Torah, la parola di Hashem. Clearly, in these pictures, someone is being supported and, in a sense, assisted by this amazing ladder. But who is that? It's the angels who are descending and ascending on this Sulam. And what are angels? The very word angel means messenger. E quindi qui si spiega quello che dicevamo prima, che questa parola viene detta, viene trasferita dagli angeli, i quali angeli sono, secondo appunto il significato della parola ebraica, proprio messaggeri. Although there is no record of any conversation by the angels, their very presence brings Jacob the message, Yahweh is always near. E quindi il messaggio riportato dagli angeli è proprio quello, Yahweh è sempre vicino. Angels always come in the authority of their God, Yahweh. E gli angeli sempre vengono vicino nell'autorità di Yahweh. But what is the significance of the Mem in Sulam? Quindi andiamo a vedere qual è il significato della mem che dicevamo nella parola sulam. That we should ask who is at the top of the Sulam in heaven? The very La domanda da porsi è chi è al di sopra del sulam nel regno di Hashem. E abbiamo detto che secondo la Gematria le due parole Sinai e Scala hanno lo stesso significato numerico. The next verse tells us. In Genesis chapter 28, verse 13, we read. Quindi in Genesi Bereshit, sempre al capitolo 28, versetto 13, potete leggerlo da voi. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father and the God of Isaac. Quindi io sono il Dio di Abramo, Isacco, di Giacobbe, quindi si presenta. The land whereon thou liest, to thee will I give and to thy seed. E andiamo a leggerlo insieme. Quindi Genesi 28, leggiamo dall'11 fino al 13. Giunse in un certo luogo e vi passò la notte, perché perché il sole era già tramontato. Allora prese una delle pietre del luogo, se la pose per capezzale, in quel luogo si coricò e sognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il cielo. Ed ecco, gli angeli di Hashem, nostro Dio, salivano e scendevano su di essa. Ed ecco, l'Eterno stava in cima, ad essa. E gli disse: Io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza. Amen. Baruch Hashem. The ladder is the instrument by which the word of God flows down to Jacob and brings him the blessing of Yahweh. Quindi, come abbiamo detto prima, la scala aveva proprio una funzione di portare la benedizione su Giacobbe dal regno di Hashem. Quindi in questo sogno Giacobbe ha la rivelazione della redenzione del popolo di Israele tutto, perché ricordiamo che poi viene cambiato il nome di Giacobbe in Israele attraverso questo passaggio, che è il primo momento di rivelazione, che è appunto un momento fondamentale per tutto il popolo di Israele, perché secondo la promessa abramitica, Hashem quindi si presenta a Giacobbe e
e riporta la promessa abramitica anche a Giacobbe, attraverso Giacobbe a Israele, quando poi viene cambiato il suo nome in Israele su tutta la generazione da lui e per sempre. Quindi è una promessa che non può essere rotta ed è una promessa eterna fra il popolo di Israele e Hashem. E la scala è proprio il tramite di ascensione del popolo di Israele verso Hashem, quindi verso l'apertura del regno dei cieli attraverso questa scala e quindi la visione di questo messaggio dato dagli angeli e il ricevimento della benedizione proprio attraverso di essa. Even though this word for ladder appears nowhere else in our scriptures, is there any other place in our ancient text that we might find something written that parallels this? E adesso andiamo a vedere il parallelo tra questi tre versetti della Bereshit di Genesi e il Brit Hadashah. Amazingly, yes, there is. The Apostle John, who was called the beloved disciple of Yeshua, mentions another ladder to heaven. John quotes Yeshua as he teaches his disciples, and John writes the following in chapter 1, verse 51. Quindi andiamo a guardare come nel Brit Kadashah, quindi nel Nuovo Patto, Nuovo Testamento, in Yohanan, quindi Giovanni, capitolo 1, versetto 51, che andiamo a leggere insieme, vi invito a prendere le vostre Bibbie. Qualcuno può leggere per me, se vuole, altrimenti leggo io. Giovanni 1, versetto 51. Poi gli disse: in verità io vi dico che da ora in poi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Hashem, nostro Dio, salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Yeshua is himself the ladder, the Sulam. Quindi quella che è la rivelazione tra questi due paralleli, che è tipica dell'insegnamento ebraico, proprio nel cercare i paralleli fra le varie scritture in tutte le età e in tutti i patti, è quella che la scala, quindi la Sulam, è proprio il Moshiach, Yeshua, che è unico tramite di rivelazione e di ricevimento della redenzione da parte di Hashem, unica via per ricevere questa redenzione. Our access to heaven is not just through him, he is the access. Quindi il nostro questa scala, diciamo, che Yeshua HaMashiach rappresenta non è solo il tramite, ma è la scala, cioè l'unica via attraverso cui può essere ricevuta la redenzione. He doesn't merely point the way to the Father in heaven, he is the way. As John writes in chapter 14, verse 6 of his gospel, Quindi andiamo a leggere Giovanni, capitolo 4, versetto 16. Scusate, Yohanan, Giovanni, capitolo 14, versetto 6, che dice: Yeshua Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E qui appunto andiamo avanti e comprendiamo che questa è un effettivo compimento e verace parallelo tra il libro della Bereshit e il libro di Yohanan Giovanni. That the ladder, the Sulam that Jacob saw in his dream, was only a picture of one to come. Yeshua, who is the living water, will. Quindi quello che
Giacobbe aveva percepito attraverso il sogno che Hashem gli aveva dato era proprio l'immagine del Moshiach, Yeshua, che era la via attraverso la quale poteva ricevere la redenzione di Israele e quindi avere le porte aperte del regno, l'accesso al regno di Hashem. Amen. Under the authority of his father, be the Samech that supports the word of God that brings life to us. Quindi Yeshua HaMashiach, che è proprio la porta, quindi attraverso cui noi accediamo al regno, e la via, la scala attraverso cui riceviamo la sua redenzione, la redenzione di Hashem, e è anche l'acqua viva, è il fiume di acqua viva appunto che sgorga attraverso appunto questa porta del regno e che si mostra a Giacobbe attraverso questo meraviglioso sogno rivelatorio che si conferma nella scrittura di Yohanan nel Brit Kadasha. The letters in the word Salam are also numbers. Wherever. Quindi andiamo a vedere adesso, come dicevamo all'inizio, il significato numerico di questa parola Sulam, scusate. We find those numbers in Scripture and we see how they are used, we consequently see what meanings they hold. Quindi quando andiamo a vedere il significato di ogni lettera, di ogni parola in ebraico nella gematria, quindi ognuna delle lettere, delle parole in ebraico hanno un valore, allora capiamo anche in profondità il significato di quelle parole. Samech is the number 60 in. Quindi abbiamo prima la lettera Samach, che è la prima a destra, che è rappresentata dal numero 60 nella gematria. Means pride. Che significa orgoglio. Lamed is the number 30. E la Med, che è la lettera che vedete nel mezzo, And refers to the blood sacrifice of Christ. è la lettera che rappresenta il sacrificio dell'agnello ed è il numero 30. Christ. Mem is the number. E rappresenta appunto, come abbiamo detto, il sacrificio dell'agnello e rappresenta quindi il Moshiach, il Cristo, colui che è descritto in Isaia 53 come colui che doveva venire e soffrire, quindi ben Yosef che doveva soffrire prima, secondo la prima venuta. E 40 in indicate. poi Mem, che è l'ultima sulla sinistra, che rappresenta appunto il numero 40 nella gematria. Trials or probation, or a probationary period that results in renewal. Rappresenta un tempo di prova, in inglese probation, ma in italiano è un tempo di prova. E, quindi un tempo in italiano appunto è di prova, è di sofferenza. Okay. È un tempo di prova e di sofferenza. Quindi il Moshiach non è mai stato descritto nella sua venuta come nella sua prima venuta, scusate, come Ben David, bensì è stato descritto come Ben Yosef. E la seconda venuta sarebbe stata quella del Ben David, mentre il popolo di Israele aspettava, ricordiamo, il Ben David, che sarebbe stato il difensore del popolo di Israele. Loro aspettavano un guerriero, qualcuno che un personaggio politico che avrebbe preso le difese del popolo di Israele. Ma quando il Moshiach si mostrò secondo la scrittura, come Isaia 53 mostra, come Ben Yosef, quindi come il Moshiach sofferente, il Lamed. What can we learn from this? At this point in his life, Jacob is running in fear and is not even sure that the stolen blessing will ever really be his. Ricordiamo le condizioni quindi di Giacobbe in questa fase, come tutti noi, quando riceviamo la redenzione nel Moshiach, siamo provati. Siamo allo stremo delle nostre forze, siamo ridotti al nulla, siamo sul fondo della bottiglia e
finalmente ci apriamo, ci inginocchiamo alla volontà di Hashem. Ed è questo che Hashem fa con ognuno di noi. Quando noi riceviamo la redenzione di Hashem attraverso il Moshiach, noi siamo in una condizione di totale resa, attraverso cui possiamo aprire il nostro cuore al Moshiach, che dice: io verrò e cenerò con voi, ma il nostro cuore, la nostra porta, quella porta che fa sì che possa venire a cenare con noi, venire a shabbattare con noi, venire a compartire, a dividere con noi il pane, che nell'ebraismo è molto più dello spezzare il pane materialmente, significa proprio a condividere l'amore, perché le due chalot di Shabbat, come si vede in Shavuot, sono non solo la rappresentazione della Torah, come le due tavole, ma sono anche la rappresentazione del regno di Hashem, che viene descritto proprio attraverso l'impastare di una donna che prepara il pane a Shabbat. Quindi ci sono tanti significati dietro questo sogno. When the Sulam appears, Yahweh demonstrates that he is putting away Jacob's pride and ending the ongoing probation and trial that has become his life. Quindi praticamente attraverso questa scala Hashem sta dando a Jacob un'anticipazione di ciò che la sua vita in sostanza era una vita di prova, di sofferenza, ma in quel momento ha rappresentato anche una speranza unica attraverso la rappresentazione nel sogno di Giacobbe di questa scala, unica via per la redenzione. Instead, Yahweh is going to bless Jacob and confirm the right of the blessing and the inheritance to him. Quindi seppur Jacob veniva da questa situazione in cui lui aveva sofferto, era portatore di questa grande sofferenza dovuta al dover fuggire dal fratello che praticamente voleva farlo fuori, e proprio perché aveva svenduto la sua primogenitura per un piatto di zuppa di lenticchie, così Hashem invece sostituisce questo suo stato di miseria, di totale nudità spirituale, perché si trova a dormire su una pietra, e questo è significativo perché è proprio non solo una conferma, diciamo, anche nella pietra, proprio delle fondamenta del Moshiach, della pietra che è stata rigettata dai costruttori, ma è divenuta testata d'angolo. Ci sono tanti e tanti significati dietro questa scena in cui Giacobbe si poggia, Giacobbe dorme su quella pietra. Quindi Giacobbe, in anticipazione, nella Bereshit, precede ciò che noi abbiamo ricevuto, che è la redenzione nel Moshiach, in un sogno rivelatore che fa della sua vita una benedizione di tutte le seguenti generazioni. Ultimately, that blessing will come in the blood sacrifice of the perfect Lamb of God, Yeshua HaMashiach, Jesus the Christ. L'ultimo sacrificio che verrà compiuto, come sappiamo, attraverso la morte e resurrezione di Yeshua HaMashiach sulla croce di esecuzione romana, attraverso il suo sangue romperà il giogo che era su Israele, attraverso e sull'umanità, attraverso il suo sacrificio eterno in quel giorno, su quella croce. As John recorded for us, Messiah is the one who will be our Sulam. Quindi, come Yohanan, Giovanni, come abbiamo detto, ricorda che il Mashiach, Yeshua, è il nostro Sulam, è il nostro Shamesh, è appunto la nostra luce, è la nostra via, è la verità, è la vita, come è descritto in Yohanan 14, versetto 6. Così Messiah will be our way to the Father in heaven and the pathway for the blessings of that Father in heaven. lui sarà
proprio colui che per tutto il popolo di Israele, per tutti coloro che lo chiederanno, la unica via per il ricevimento della redenzione di Hashem attraverso di lui, riconoscendolo come Mashiach, Messia nel proprio cuore e nella propria vita. Down to us. E quindi, proprio come nell'ebraismo si descrive questa ascesa e ritorno di benedizione, così il Moshiach ascendendo e portando appunto Israele nella rivelazione della redenzione nel Moshiach, ridiscende con una benedizione nella seconda venuta attraverso la redenzione ultima della fine dei tempi del popolo di Israele che sarà redento nel Moshiach. E noi per questo preghiamo ogni giorno perché sia fatta la volontà di Hashem secondo la sua scrittura. E Thank you for taking the time. adesso fermiamo questa condivisione e vediamo i risultati di questa cottura. E vi voglio mostrare prima, dato che ci vogliono alcuni minuti, vi voglio mostrare alcuni che abbiamo fatto in precedenza. E che sono delle varianti a quello che abbiamo fatto, che stiamo finendo di fare ora. Questa è una scala appunto salata, quindi con il formaggio cheddar, ma come detto potete scegliere il formaggio che preferite. Ecco qui. E questa qui invece è una scala per i bambini che ha appunto potete mettere come ho fatto io del cioccolato oppure mettere delle marmellate, qualcosa che comunque sia possibile gestire nel forno più facilmente. Oppure, come dicevo, potete aggiungere dei semi di papavero che sono sempre buoni da avere o dei semi di sesamo. E mentre si finisce di cuocere, io voglio pregare insieme a voi per la redenzione del popolo di Israele e faremo prima la benedizione per Shavuot. Andremo a fare di qui a poco tutti insieme sulle candele. Preghiamo insieme. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik nesher Shahabat v'shel Yom Tov, che è usata appunto proprio per i giorni di festività. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che hai santificato noi con i tuoi comandamenti e ci hai comandato di accendere le luci di questo giorno di festa. E poi la seconda benedizione che è Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher shelei kiyanu veki imanu veigiyanu lisma azeh. Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai garantito la vita, che ci hai dato la vita, sostenuto e permesso di raggiungere questa occasione. E finiamo con la benedizione del Moshiach. E se ci sono fra voi persone che hanno parenti o familiari che sono malati, vi chiediamo anche di contattarci per ricevere preghiera. E se ci sono fra voi persone che hanno perso cari, vi chiediamo sempre di contattarci in maniera tale di pregare specificamente domani durante il culto per coloro che hanno perso i loro cari nella preghiera di Yitzchor. Amen. Quindi preghiamo insieme la benedizione del Moshiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu ederek ha Yeshua Be Meshiach Yeshua.
Benedetto sei tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci hai dato la via della salvezza in Yeshua il Messia, Cristo Gesù. Amen. E io vi saluto e farò anche delle foto appena terminate anche le halot che sono quasi fatte, e le traot e benedizioni nel Moshiach. Amen.